con mister Rosolino Puccica a commentare questa seconda vittoria consecutiva della sua squadra, una squadra che ha preso il volo grazie in virtù soprattutto di un primo tempo veramente giocato a ritmi altissimi. Sì, è quello che speravamo di fare, come abbiamo preparato la partita. Sapevamo di affrontare una grandissima squadra, però sapevamo che rubandogli la prima palla potevamo avere grandi possibilità di colpirli. Così è stato. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che sono stati perfetti. Peccato, dico, che il primo tempo potevamo averla chiusa e non soffrire come abbiamo dovuto soffrire il secondo tempo, perché comunque non ci dimentichiamo che di fronte avevamo una delle squadre più attrezzate del campionato. Direi che dal punto di vista tattico, e non voglio, diciamo così, sforare in ambienti che non sono strettamente pertinenti alle mie capacità, però dal punto di vista tattico quei quattro giocatori con i due esterni larghi in possesso palla sono stati, credo, la chiave vincente della partita. Sì. Noi sapevamo, come le ho detto prima, che loro hanno un tipo di gioco organizzato, cercano quasi sempre la prima palla sugli esterni, però è anche vero che se riesci ad intercettare la prima palla o la seconda sul rimbalzo, poi si creavano degli spazi dove noi siamo molto bravi, con Golfo, con Rinaldini, senza dimenticare il grande lavoro di Mammetti, per cui è andata come speravamo. Ribadisco, complimenti ai miei ragazzi, perché oltretutto il secondo tempo sono stati bravi a soffrire, perché ribadisco, di fronte avevamo una squadra con grande qualità e dovevamo assolutamente soffrire. Peccato che se avessimo concretizzato tutto il lavoro del primo tempo forse avremmo patito un po' di meno il secondo. Io direi, come ha già fatto, di fare i complimenti ai suoi ragazzi che, senza offesa per nessuno, tolto diciamo Ancione, sono tutti bravi giocatori, però non c'è quel calciatore eccelso come poteva essere lo scorso anno per esempio Zuppardo, e quindi hanno fatto veramente oggi una grandissima partita. Sì, noi oggi credo schieravamo 4, un esordiente, il 98 e 3-4 ragazzi credo che l'anno scorso giocavano in categoria inferiore. Noi sappiamo tutto questo, però sappiamo pure che la tecnica è molto importante, l'esperienza è molto importante, però noi diamo molta più importanza all'orgoglio, alla passione, alla concentrazione, alla determinazione. In campo si gioca 11 contro 11 e molto spesso, soprattutto in queste categorie, la voglia di lottare sempre, non demordere mai, fa la differenza.